10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mister, secondo dei tre scontri in programma ad aprile contro il Napoli, il primo è andato decisamente a nostro favore e volendo ci siamo presi anche un po' con gli interessi di quello che c'è stato tolto, diciamo, nella gara d'andata e che avremmo meritato di più nella gara d'andata in campionato. Lei ha detto sempre però che in Champions League le partite sono diverse. In cosa si aspetta una gara diversa dal punto di vista anche proprio tattico e dal punto di vista degli elementi che scenderanno in campo? Perché è una competizione diversa, perché innanzitutto sarà una sfida che non durerà solamente 90 minuti ma durerà 180 minuti e perché probabilmente la partita di campionato che abbiamo appena giocato a tutte e due le squadre avrà dato degli insegnamenti. Ciao Teo, tu sei il punto fisso secondo me delle due fasce sinistre più forti al mondo, per le nazionali Teo Mbappé, per il Milan, mio modesto parere, per i club Teo Leao. Secondo te, avendo giocato con tutte e due, cosa manca a Leao per arrivare al livello di Mbappé? Sono due giocatori diversi, però cosa manca? Ecco, se magari ti piacerebbe confermare queste due fasce anche per i prossimi anni. Grazie. Non lo so, è vero che sono due giocatori fortissimi, incredibili, ho la fortuna di giocare con tutte e due, ma è vero che Rafa deve migliorare qualche aspetto e quello è la cosa del mister che deve fare. No, ma e dopo quello non si sa, dopo è lui che deve vedere che cose deve migliorare, ma sono tutte e due forti. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. Che qua devo fare? Sì, 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 molto rapido. Dove? Molto rapido. Come l'ho messo al mister quello di Leao? Pronti? Dai. Teo, a quasi un mese di distanza dalla partita di Londra con il Tottenham, ci riaffacciamo alla Champions. Ti chiedo con quali emozioni e con quanta carica in vista di un appuntamento che comunque può essere molto importante per noi per andare avanti ancora. Tante emozioni, con tanta carica. Domani è una partita molto importante che dobbiamo giocare. E niente, abbiamo lavorato bene questi giorni per dare il massimo domani. Possiamo vincerla? Perché siamo una squadra giovane ma che giochiamo bene. E la cosa più importante è che queste partite che abbiamo giocato in Champions League abbiamo dato tutto, abbiamo lavorato bene tutti insieme, e quella è la cosa più importante. Le cose che mi hai fatto portare hanno un corso. Non so in questo. Ma il vecchio è per favore? Stazioni così c'è un gioco nel piede, no. Non è l'intervista. Dimmi quando lo vedi. Audio buono? Pasca, entusiasmo strepitoso, cori da stadio ovviamente, anche se siamo qualche metro fuori, perché la squadra è arrivata in questo momento, sta per spuntare alle nostre spalle e per dirigersi nei garage, nei box di San Siro, un pre-match accesissimo, tantissima gente qua fuori, sentirete il frastuono di chi sta cantando, di chi sta incitando la squadra ben prima che inizi il pre-partita, ma l'atmosfera è questa qui e ve la facciamo respirare.
Doc. A posto? Vai. Pasquale, siamo con un'altra leggenda del Milan, uno che di Champions di Milan di vittorie se ne intende, come Marek Jankulowski. Ciao Marek. Ciao, buonasera a tutti. E soprattutto benvenuto a quella che è una partita importantissima che guarderà tutta Europa e che tu come vedi, come ti immagini? Sì, come dici, oggi la vedono tutti, è una partita bellissima, importante. A me tocca profondamente perché Milan, Napoli, mister Spalletti, praticamente è tutta mia carriera in Italia e oggi in campo, così sarà bellissimo, dai. Sarà bellissimo anche dal punto di vista tattico, una sfida molto intricata. Parlavamo prima di andare live con la scelta di Elmas falso 9, la scelta del Napoli che di solito gioca tanto sugli esterni ma con una punta come Osimhen. Cosa cambierà secondo te?
Ma direi che cambia tanto, perché una punta come Osimhen non ce l'hanno un'altra. Allora saranno giocatori magari più vivaci, che si scambiano posto, e questo magari sarà anche un po' di novità per difesa del Milan. Però io penso che Milan oggi è prontissimo e fa una grandissima gara. Senti, l'ultima domanda è sulla tua fascia, la sinistra, hai fatto tutta la carriera lì, il Milan lì ha Theo e Leao. Può essere una chiave di lettura banale, ma importante quella? Vabbè, ormai sanno tutti che sono due giocatori importanti, fondamentali e in forma. Poi quando quelli due hanno la serata giusta, che io credo che oggi sarà molto difficile per Napoli, ma spero tutta la squadra oggi sarà prontissima e fa un gran risultato prima di partita di ritorno. Grazie mille Marek, grazie. Buona partita, grazie. Ciao. Grazie mille. Una squadra, una città.
messo la volta, contento per la squadra, voi siete incredibile, incredibile oggi, una serata magica, ci vediamo presto ancora, piano piano, forza Milan. No, veramente sono molto contento per la squadra, per me. Veramente un momento speciale, ma sarà ancora più speciale dopo la seconda partita, perché manca ancora 95 minuti. Dai, ci rivediamo prossima settimana. Dove la è strano incontrarci tre volte in così pochi giorni, ma meno male che è così. Sarà una partita sicuramente esaltante, perché parliamo della possibilità per uno per l'altra squadra di arrivare in semifinale di Champions, quindi chiaramente sarà una partita di alto livello, che sia di qualità, che sia di determinazione, che sia di attenzione, che sia di intensità, di energia, ma sarà sicuramente una partita di alto livello. Ovviamente Osimhen è un giocatore con tantissime qualità, molto veloce, molto fisico, ha fatto una stagione fantastico. Allora pepreiamo su di lui, però il base deve essere uguale, che difendiamo tutti, attacchiamo tutti. Prendere il tuo bagaglio o no? Molto contenti di essere qua a giocarci questa grande partita, assolutamente. Entrambe le squadre hanno le qualità per creare situazioni da gol. Il Napoli nella partita a Milano è partito molto meglio di noi e questo domani ci dovrà essere di grande insegnamento, perché è chiaro, approcciare bene la gara domani potrebbe essere già una svolta importante.
E con me. Mi fa il caffè. Che sia una bella partita. Ok, perfetto. Grazie. Che migliore. Grazie.
l'ingresso in campo del Napoli per il riscaldamento e entra in questo momento anche qui, magari vi lascio a due secondi l'atmosfera e alle note che si alzeranno al Maradona. In realtà è per il momento ancora molto calmo.
sempre. Mister, il momento è magico, la notte è storica, ma ho la sensazione, nonostante questo momento bellissimo, e penso che sia la sua forza, che è già concentrata alla prossima, cioè che forse si è goduto il fischio finale, ma la vedo già concentrata sulla prossima. Assolutamente sì, anche perché per fortuna però avremo un calendario veramente molto molto impegnativo e adesso abbiamo 4 partite di campionato prima di ributtarci nella semifinale di Champions, per noi molto importante. Volevo soltanto aggiungere una cosa, mi fa piacere che la partita di oggi sia fatta e i dettagli che sono hanno inciso su. Siamo? Sì, mettiamo. Allora, il microfono. Vediamo, siete.